libertà e liberazione sono un compito che non finisce mai. Che questo sia il nostro motto, non dimenticate. Tutti i testi scolastici, nazisti o fascisti, si basavano su un lessico povero e su una sintassi elementare, al fine di limitare gli strumenti per il ragionamento complesso e critico. I deportati venivano suddivisi in categorie e contrassegnati da un pezzo di stoffa colorata sulla giubba e sui pantaloni. I gialli erano gli ebrei, i rossi erano i prigionieri politici, il verde era destinato ai criminali comuni. E poi c'erano loro, i degenerati, contraddistinti da un triangolo rosa fisso sul petto, un po' più grande degli altri di circa 2 o 3 centimetri, perché fossero riconoscibili anche da lontano. Il colore, ovviamente, non era frutto di una scelta casuale, ma segno di spregio nei confronti di chi era ritenuto effeminato. Potevamo dormire solo in camicia da notte e con le mani fuori dalle coperte, racconta. Un omosessuale non poteva ricoprire un ruolo nel campo, né scambiare una parola coi detenuti degli altri blocchi. Questo per evitare che potessimo traviarli. Su ordine del comandante supremo dell'SS, Heinrich Himmler, nell'estate del 1943 venne aperto un bordello per detenuti. Noi eravamo obbligati a frequentarlo regolarmente per guarire dal nostro orientamento. Mai dimenticherò quella notte, la prima notte nel campo, che ha fatto della mia vita una lunga notte e per 7 volte sprangata. Mai dimenticherò quel fumo. Mai dimenticherò i piccoli volti dei bambini di cui avevo visto i corpi trasformarsi in volute di fumo sotto un cielo muto. Mai dimenticherò quelle fiamme che consumarono per sempre la mia fede. Mai dimenticherò quel silenzio notturno che mi ha tolto per l'eternità il desiderio di vivere. Mai dimenticherò quegli istanti che assassinarono il mio Dio e la mia anima, e i miei sogni che presero il volto del deserto. Mai dimenticherò tutto ciò, anche se fossi condannato a vivere quanto Dio stesso. Mai. Durante le deportazioni, le donne in stato di gravidanza e le madri di bambini piccoli venivano generalmente catalogate come inabili al lavoro e venivano perciò trasferite nei campi di sterminio, dove gli addetti alla selezione le inserivano quasi sempre nei gruppi di prigionieri destinati a morire subito alle camere a gas. Medici e ricercatori nazisti spesso usarono donne ebree e rom per esperimenti sulla sterilizzazione e per altre pratiche disumane di ricerca, contrarie a qualunque etica. Le donne ebree ebbero anche un ruolo importante in numerose operazioni della resistenza, specialmente quelle appartenenti ai movimenti giovanili socialisti, comunisti e sionisti. Nei campi di prigionia non c'era soltanto il silenzio rotto dai lamenti dei prigionieri o dalle grida delle guardie. C'era tanta musica e di ogni genere, classica, da ballo, jazz, inni, opere liriche, canzonette e cabaret. Anche molta musica sacra, musica ebraica, cattolica e protestante. Musica che esprimeva voglia di vivere, resistere, non piegarsi. La musica diventò una forma di resistenza per i musicisti e per il loro pubblico, in particolare nel ghetto e nel campo di concentramento di Terezin. Camus scrive: lui sapeva quello che ignorava la folla e che si può leggere nei libri, ossia che il bacillo della peste non muore né scompare mai, che può restare per decine di anni addormentato nei mobili e nella biancheria, che aspetta pazientemente nelle camere, nelle cantine, nelle valigie, nei fazzoletti e nelle cartacce, e che forse verrebbe giorno in cui, per sventura e insegnamento agli uomini, la peste avrebbe svegliato i suoi topi per mandarli a morire in una città felice. Questo per dire che l'odio è ancora presente tutto intorno a noi. E proprio come un'epidemia che si addormenta e dopo qualche tempo si risveglia, non ci vuole nulla perché ricapiti qualcosa come ciò che ricordiamo in questa giornata.